Grazie, grazie dottor Cassulli, e desidero portare i miei sentiti ringraziamenti alla Fondazione Terra Santa e mi preme ringraziare sentitamente Francesco Pistocchini e Laura Ghetti per l'invito, per l'organizzazione, l'ottima organizzazione di queste giornate di archeologia. Io vorrei condividere con voi il PDF che aziono subito e chiedo cortesemente se un accenno di Sì, riscontro. vediamo, vediamo, professoressa, prego. Molto bene. Quindi dal Santo Sepolcro, da Gerusalemme, dalla Terra Santa, arriviamo a Bologna, alla Santa Jerusalem Bolognensis e dunque alla Basilica di Santo Stefano. Un luogo, come lei ricordava, dottor Cafulli, a voi molto caro, ma sicuramente è molto caro anche ai bolognesi, oltre che alla sottoscritta, perché penso che un viaggio verso la Terra Santa a Bologna sia un viaggio che continua, un'esperienza che non finirà mai. Porterò alcune testimonianze anche di recenti scoperte storiografiche che riteniamo significative e importanti anche in connessione fortemente a quella Santa Jerusalem Bolognensis. Provo a fare andare avanti il PDF. Mi sembra però bloccato. Ecco la nostra Gerusalemme di Bologna. Se noi prendiamo le fonti narrative dei monaci che hanno lasciato memoria e testimonianza della storia del complesso monumentale di Santo Stefano, per fare alcuni nomi, il Petrachi, il Patriceli e il Gargano, tutti ci ricordano la Basilica di Santo Stefano in Bologna come una piccola Gerusalemme, o meglio ci dicono qui, cito, lo dicono fatto da San Petronio a misura di quello di Gerusalemme. E voglio crederlo venendo egli dalla visita da santi luoghi di Palestina. Ci dicono anzi, vi siano alcuni pezzi del vero sepolcro, lungo è 8 piedi e largo a proporzione. A mano sinistra, in una cassa di ferro, il corpo vi riposa del santo fondatore di questa basilica. E poi il Patriceldi ci dice beltà e ricchezza della detta chiesa. Viene attribuita alla fondazione di Santo Stefano e di San Giovanni in Monte a Petronio, costruita a somiglianza dei luoghi santi di Gerusalemme. E ancora il Petrachi che ne ricorda in questo straordinario scrigno, che contiene a sua volta uno scrigno prezioso delle importanti e numerose reliquie che vi conserva, dice: vogliono gli storici tutti esserne stata fatta sì devozione da San Petronio medesimo, il quale, volendo quindi costruire un distinto santuario, pensò di renderlo tale appunto la merce di molte e ragguardevoli e venerabili reliquie. Se poi ci spostiamo a Cremona, una testimonianza di pellegrinaggio del XIV secolo di Antonio de Reboldis, in cui in suo viaggio e pellegrinaggio a Gerusalemme, racconta tutte le tappe che fa per raggiungere la città santa. Entra dopo mesi, ovviamente, di viaggio, di pellegrinaggio devozionale, entra nel Santo Sepolcro e dice: dopo mesi di viaggio, non vi descriverò il Santo Sepolcro, ma se volete vederlo, è esattamente uguale a quello che potete ammirare a Bologna nella chiesa di Santo Stefano. Dunque, proviamo a ricostruire, per il tempo a mia disposizione, alcuni elementi fondanti di questo complesso monumentale di Santo Stefano. Intanto abbiamo inteso il ruolo importante legato fortemente alla città e lo vedremo anche come le vicende politiche, sociali, economiche si intrecciano fortemente alla figura di Petronio. Petronio fu vescovo, ottavo vescovo secondo l'elenco renano di Bologna tra il 431 e 32 e il 450. Quindi Petronio e la città di Bologna, Gerusalemme e la città di Bologna e un santuario appunto
chiamato la piccola Gerusalemme di Bologna. Anche su questo piccola ritornerò. Perché la chiesa di Santo Stefano in Bologna, per la complessità delle sue vicende storiche e anche per il suo alto valore artistico che noi possiamo ammirare anche da questa immagine presa dall'altra e certamente anche dal suo mistero che la avvolge, induce per chiunque, per chi la conosce, per chi vi ha visitato Bologna da Porta Ravegnana, dalle due torri, Torre degli Asinelli e Garisenda, si apre, come potete vedere, in quello che generalmente si chiama piazza, ma che non è mai stata chiamata piazza nella toponomastica, ma è Via di Santo Stefano, un straordinario scrigno di chiese che sono avvolte da quei palazzi rinascimentali, amorini, bolognini e isolani, ma per lo storico che si avvicina a questo complesso e che tenta di comprendere le ricostruzioni architettoniche che si sono seguite nei secoli, insomma, e si sono sovrapposti sovrapposti al monumento e all'edificio, è davvero una storia molto complessa. Perché i restauri che sono stati effettuati intorno al 1880 e non sempre di felice esito hanno cambiato l'antico volto del complesso, riducendo a quattro le tradizionali sette chiese. Perché sette chiese è il nome che la tradizione popolare attribuisce al complesso monumentale di Santo Stefano, a cui è stato conferito il titolo di Santa Gerusalem, attestato alla fine del IX secolo e che le origini si perdono nella notte dei tempi. Questo gruppo di edifici che noi possiamo ammirare rappresenta una delle più compiute riproduzioni esistenti della chiesa del Santo Sepolcro di Gerusalemme, rivestendo in una storia ultra millenaria una significativa importanza religiosa. E ripensando e riconsiderando l'intervento della professoressa Renata Salvarani, come lei stessa ci ha ricordato, riferimenti toponimetici alla città di Gerusalemme all'interno del complesso di Santo Stefano, del Santo Sepolcro, alla rotonda dell'Anastasis e all'edicola che custodiva il luogo dove il Cristo ha vinto la morte, erano presenti nelle architetture europee fin dal IV e V secolo, come dimostrano sia la struttura originaria di Santa Croce in Gerusalemme a Roma, nell'area del Palazzo Sessoriano, che doveva rappresentare i santuari sorti sul Calvario, sia ciò che resta degli edifici più antichi della Gerusalemme eretta in Santo Stefano a Bologna per riprodurre appunto l'insieme dell'ipsissima loca di Terra Santa. Con ogni probabilità si intese riprodurre la città santa di Gerusalemme per evocare i luoghi sacri della Passio Christi, essi stessi vennero trasportati simbolicamente ed edificati materialmente nella città di Bologna. Ma quando ciò avvenne? Mi preme appunto farvi vedere questa lapide. Questa lapide marmorea di epoca romana riporta un'epigrafe Domine Isidi Victrici, che ora è murata nel lato sinistro della chiesa di San Giovanni Battista di fondazione longobarda. Il ritrovamento di questa lastra avvenne alla fine del XIII secolo, per l'esattezza nel 1299, poco distante dal luogo del complesso di Santo Stefano in prossimità del palazzo Amorini Bolognini, e può indurci a supporre che un tempio risalente al primo o secondo secolo d.C. fosse già presente nell'area stefaniana, dunque subito fuori le mura della città romana verso oriente, ed un tempio dedicato alla dea egizia Iside che, come ci dice la lapide stessa, voluto da Marco Calpurnio Tirone, anche a nome e in parte con il patrimonio della sua liberta Sestilia Umulla, la quale nel testamento incaricò per l'esecuzione delle sue volontà Niceto, suo liberto. Dunque il titolo epigrafico
arco dedicatorio per i suoi caratteri apparterebbe proprio al periodo imperiale del primo secolo e inizio del secondo secolo. Ricordo che all'interno del complesso di Santo Stefano, o meglio della chiesa di Santo Stefano, poi nel tempo acquisterà tutte le chiese, le famose sette chiese, la dedicazione a Santo Stefano, ma quando noi parliamo della Santa Hierusalem Bolognensis parliamo proprio della chiesa di Santo Stefano, che è quella che voi vedete sul mio lato sinistro. Ed penso che siamo subito colti e ammirati, lo faccio vedere, da queste colonne in marmo cipollino. Sono sette rimaste rispetto alle 12 colonne che avvolgono e abbracciano l'edicola del Santo Sepolcro, sono rimaste sette rispetto a 12 che voi ora vedete binate per reggere la vetustà in colonne in mattoni, che non sono mai state spostate da lì e che risalgono al secondo secolo dopo Cristo. Dunque, siamo concordi nell'affermare che in quella zona esistesse un santuario dedicato a Iside. Gli storici dibattono molto esattamente sulla posizione e la collocazione, e soprattutto a partire da quel poco di quegli elementi architettonici che sono rimasti. Però su questo vorrei fare una precisazione in merito proprio a questa epigrafe, a questa lapide marmorea. Ed in merito ai temi che riguardano Santo Stefano e gli edifici sacri che gli sono stati dedicati, si possono però rilevare alcune caratteristiche molto interessanti e singolari che accomunano altre città, Bologna, a Verona, a Roma e a Benevento. Cerco appunto di spiegarvi. In primo luogo si tratta di città che con sicura identificazione hanno accolto templi dedicati alla dea Iside. Una similitudine che di per sé evidentemente non è di particolare rilievo, non è particolarmente significativa. E in effetti ciò non desterebbe particolare attenzione se non si aggiungesse che i quattro Isei furono trasformati in quattro chiese. Ma anche fin qui si potrebbe obiettare che non si tratta di un'analogia di grande rilievo, ma l'interesse cresce notevolmente quando apprendiamo che tutte quelle quattro chiese sono state intitolate al protomartire Stefano, non a un santo qualsiasi, ma a colui che per primo cinse la corona del martirio. Partiamo dunque da Iside e dalla constatazione che in queste città esisteva un culto di origine egizia, un tempio dedicato alla dea al di fuori delle mura della città, vicino ad un teatro, ad un fiume, ad una sorgente d'acqua, ad un colle, un iseo sul quale o in prossimità del quale sorse poi una chiesa dedicata a Santo Stefano. L'aspetto direi straordinario di questi quattro casi, quindi, di tempi pagani dedicati al culto isiaco che furono trasformati in culti cristiani, ma che questo cambio di uso avvenne per tutti i quattro casi nel V secolo d.C. ed assunsero l'intitolazione a Santo Stefano. Se poi noi ci spostiamo anche al di fuori dei confini dell'Italia, raggiungiamo la Nubia e l'isola di File, luogo che secondo culti precristiani accolse le spoglie di Osiride, colui che giace a File, marito di Iside, una meta di pellegrinaggio già consolidata. Se ci spostiamo in quel luogo, se ci spostiamo in Nubia e se ci collochiamo in un periodo ben preciso, nel VI secolo, noi sappiamo appunto che nel 537 d.C. il generale Narsete Kamsarakan arrivò proprio in questo luogo, l'ultima roccaforte pagana sulla quale venne edificata una chiesa intitolata Santo Stefano. E abbiamo una preziosa informazione, un'altra epigrafe che ci dice
che per l'amore che porta gli uomini nel Signor nostro Cristo, il piissimo Papa Teodoro Vescovo ha trasformato questo Tempio in santuario di Santo Stefano, ciò che si avvene nella potenza di Cristo. Questa epigrafe ci dice che sotto Giustiniano il Tempio di Iside a File venne trasformato per opera del Vescovo Teodoro in una chiesa cristiana dedicata al protomartire della fede cristiana. Represse e sventate le incursioni dei nomadi nubiani, il grande imperatore fu dunque in grado di fondare a File un nuovo episcopato, sradicando l'ultimo appiglio al paganesimo indigeno, e nel giro di 2 secoli 7 chiese sorsero dentro e attorno al nuovo santuario di File e dedicate tutte a Santo Stefano. Penso a Bologna, certamente penso alla sua ubicazione al di fuori delle città, dell'antica città muraria, pensiamo a quel colle che è diventato colle nel tempo, San Giovanni in Monte, ma pensiamo anche all'acqua sorgiva, non possiamo quindi non pensare a una attinenza con quella lapide ritrovata alla fine del XIII secolo. Ma se tutto ciò lo compariamo con Verona, Roma e Benevento, beh allora San Pietro per Verona, il Celio per Roma, pensiamo anche a quei nodi viari topograficamente cruciali come la via Appia e la via Latina per Benevento, tutte edificate nel V secolo. Fu proprio a partire da quel secolo che con l'invenzione, il ritrovamento del corpo e la distribuzione delle reliquie di Santo Stefano in ogni parte del mondo cattolico, che il culto di Santo Stefano si diffuse ovunque. Dunque, è lecito supporre che le chiese stefaniane portino impresse i segni della riconversione di un antico santuario per una divinità orientale, un Iseo, per l'appunto, il cui culto misterico era stato probabilmente importato da mercanti, soldati, marinai della flotta romana stanziata a Roma. Altri due personaggi sicuramente sono importanti nella storia del complesso stefaniano. Abbiamo visto precedentemente quel stralcio di fonti che ho citato dal Petrachi e al Patricelli e associano la rifondazione della città di Bologna per le mani del vescovo Petronio, ma anche Ambrogio ha un ruolo molto significativo. E a rilevare, e qui è diciamo importante nelle fonti che ci sono arrivate, cioè a rilevare già presente il complesso stefaniano bolognese, sono due date certe: l'887 e il 983. Risale infatti alla fine del IX secolo il diploma carolingio di Carlo III, detto il Grosso, in cui si dà notizia per la prima volta di un Sanctum Stephanum qui vocatur, Santa Gerusalem. In particolare in questo diploma l'imperatore confermava a favore del vescovo di Parma Vidopo e della monaca Vulgunda i beni che essi avevano acquistato in Romagna, nella Pentapoli, dagli arcivescovi di Ravenna e dai vescovi di Bologna. Beni, pensiamo, in cui era addirittura incluso il complesso di Santo Stefano, che sarebbero stati conservati dai loro successori fino al 973, anno in cui al sinodo di Marsaglia il vescovo di Bologna riesce a recuperare il complesso di Santo Stefano. Quindi la data che ci dice che c'era una chiesa di Santo Stefano detta di Santa Gerusalemme, IX secolo. L'altra data certa è il 983, in cui si fa riferimento per la prima volta al monastero di Santo Stefano, il rifacimento il collegamento è alla vita di San Bononio, abate di Luceddio, in cui in questa vita si fa riferimento al fatto che l'abate abbia trascorso per un certo periodo di tempo molto limitato, qualche giorno, la sua presenza nel monastero di Santo Stefano prima di ritirarsi alla vita eremitica in Egitto. Dunque è la tradizione
che ci fa risalire ai tempi anteriori all'anno 887. È la stessa tradizione che attribuisce la fondazione di Santo Stefano a San Petronio, vescovo di Bologna, ricordo, 431-32-450, di cui si conserverebbe tuttora una parte del suo corpo in una splendida teca realizzata da Jacopo Rosetto nel straordinario museo di Santo Stefano. Ambrogio. L'arcivescovo Ambrogio transitò per Bologna almeno in due occasioni. La raggiunse nel 393 dopo aver lasciato Milano per intraprendere un lungo viaggio pastorale nelle diocesi dipendenti. Un viaggio molto interessante, sicuramente sofferto da Ambrogio, perché rispondendo al suo amico Faustino, che aveva appena perso la sorella, per rincuorarlo di questo grandissimo dolore, gli dice: non sai che cosa sto vedendo io attraversando quella via Emilia, sto vedendo città di cadaveri, semi distrutti. Dunque Ambrogio assiste nell'area dove poi sorgerà il complesso di Santo Stefano, il ritrovamento in questo grande cimitero giudaico della traslazio di Agricola. Si parla sempre di Vitale Agricola, le fonti giunte a noi parlano della sola traslazio del martire Agricola. Quindi fu in occasione di quel viaggio che Ambrogio ebbe un ruolo importantissimo nel collocare la sede storica del culto bolognese di Vitale e Agricola nella chiesa a loro dedicata, poi compresa nel complesso di Santo Stefano, ed è quella che voi potete ammirare sulla mia sinistra, la chiesa di Santi Vitale Agricola. Era il 4 novembre del 393. La chiesa di Santo Stefano, che qui voi vedete aperta in questa prospettiva della Porta Santa, e in particolare appunto dell'edicola. Ma è indubbio che il legame che unisce al ricordo di San Petronio, cittadino e fedele di Bologna, è sicuramente antico e profondo, ed è qualcosa che strettamente connessa anche all'identità, a quel porre sotto sicuri patrocini la città sotto un vescovo che poi si perde un po' nella memoria per tantissimi secoli, fino a quando diventerà il patrono di Bologna a seguito di un ritrovamento molto molto importante. Cosa sappiamo di San Petronio? Beh, insomma, in realtà quello che è giunto a noi è una vita Santi Petroni Episcopi et Confessoris del XII secolo in lingua latina, a cui segue un secolo dopo, molto interessante, la versione volgare, cioè la vita di San Petronio. E poi c'è tutta la tradizione che addirittura la vede appunto discendente dell'imperatore Costantino, addirittura parente di Teodosio II, ne avrebbe sposato sua sorella, poi l'imperatore lo avrebbe mandato come ambasciatore a Roma da Papa Celestino I, il quale poi in sogno vede, incontra San Pietro, che dice che Petronio è il predestinato a ricostruire la città di Bologna. Siamo nei primi decenni, ricordo, del quinto secolo. Quindi Petronio, qui che lo vediamo in un affresco staccato che regge la città in mano, e sulla mia destra vediamo il diacono Stefano e la lapidazione, è colui secondo le fonti a noi giunte narrative della vita appunto di San Petronio come il costruttore della città e delle sette chiese. E Petronio fa un viaggio nel 410, fa un viaggio, va a Gerusalemme e vede un impianto, quello che esisteva allora a Gerusalemme, quello che appunto io sostengo rispetto anche a quello che ho detto precedentemente in merito all'Iseo, che l'area dove ora sorge, dove si trova il complesso di Santo Stefano, era un'area geografica, ambientale, naturale, straordinaria, che indusse quel luogo geografico a produrre una naturale geografia del sacro.
quindi quel viaggio si arricchì di elementi importanti che Petronio e suo seguito videro e che indussero nel tempo, è un propulsore Petronio, ma non costruisce il complesso di Santo Stefano, la chiesa di Santo Stefano, ma sicuramente qui, ricordiamole, una geografia del sacro in maniera molto naturale si costruisce, che non è soltanto memoria, come si ricordava prima Imitatio, ma è qualcosa che, lo vedremo anche molto brevemente per il mio tempo a disposizione, esperienza che si viene a realizzare. E quindi Petronio viene considerato nella vita del XII e volgare XIII secolo come il ricostruttore della città, il paladino della sua libertà, l'ideatore della fortuna dello studio, ma addirittura su questo, insomma, si potrebbero spendere molte parole sul famoso falso teodosiano, e che viene splendidamente raccontato in smalti splendidi che sono alla base del reliquario che ricordavo prima di Jacopo Rosetto. Però dobbiamo anche collocare e pensare a queste due vite, al periodo in cui un vescovo del 430 e 31 diventa il patrono della città tanti secoli dopo. Allora pensiamo allo studium, pensiamo a questo punto a quelle magistrature tendenzialmente indipendenti, che è la formazione di quel processo che porterà al comune, e pensiamo quindi anche spesso a dispute che si potevano avere fra varie università. Il mio riferimento è ovviamente allo studium di Bologna, all'analoga università fondata nel 1224 a Napoli. Dico questo perché un documento importantissimo per comprenderne la storia è il documento del 1141, il Sermo di Invenzione Santarum Reliquiarium, che è una fonte importantissima per la storia dell'abbazia di Santo Stefano. Il 4 di ottobre il vescovo Enrico, insieme a alcuni membri della curia, ritroveranno, dando vita a una vera opera a scavo archeologico in Santo Stefano, nella chiesa di Santo Stefano, e lì ritrovano il corpo di Petronio. Il 4 di ottobre, ricordo, per chi non è di Bologna, il 4 di ottobre si celebra la festa del patrono, appunto, Petronio. Perché è importante questo documento? Perché è il primo documento attestante la descrizione del complesso stefaniano come imitazione degli edifici della città santa, la cui edificazione è voluta dal vescovo Petronio, e quindi è abbastanza presumibile che se si ritrova il corpo di un vescovo abbia anche chiesto di esservi seppelliti, e quindi in questa invenzio c'è molto, diciamo, di quel legame anche con la tradizione. E il ritrovamento del suo corpo diede infatti l'avvio a quel processo, e qui è molto importante, come si ricordava proprio all'inizio della nostra conversazione, a quel processo di assunzione di coscienza e di identità civica che nel XIII secolo definì compiutamente il suo ruolo di santo, patrono e protettore della città. Cioè, prima che si scegliesse Petronio ci sono stati, diciamo, molti santi, si potrebbe dire santi che vince, santi che perde, perché mi ricordo di una pubblicazione dello storico Antonio Ivampini. Dunque il suo corpo risiedeva nella Santa Gerusalemme, di fronte, esattamente qui, di fronte alla tomba di Cristo nel Santo Sepolcro. Ho effettuato l'inventario del 2005 delle reliquie conservate, oltre 450, 56 per l'esattezza, comparate con i 13 inventari giunti a noi, appunto a partire da quel 1141 fino al 2005, fonti materiali che hanno permesso di constatare come il pellegrinaggio alla Santa Gerusalemme Bolognensi non potesse essere solo considerato un pellegrinaggio minore, ma qui c'era molto, ma molto di più, che forse poteva evitare di incorrere in tutti quei rischi per poter raggiungere la città di Gerusalemme.
Altro aspetto importante che vorrei appunto sottolineare, che la maggior parte degli studiosi si sono concentrati spesso sul cercare di porre l'attenzione sull'autenticità o meno della fondazione da parte del vescovo Petronio. In realtà l'attenzione, come potete vedere da queste immagini, è cercare invece di comprendere il confronto col Santo Sepolcro di Gerusalemme, cosa e qui è rappresentato, quale Santo Sepolcro di Gerusalemme. E qui ne vedete un altro disegno. Ecco, direi che l'interesse sull'imitazione bolognese del Sepolcro di Cristo, che potete appunto vedere, e la pianta di Santo Stefano, sarebbe basata su quanto esisteva a Gerusalemme prima che i crociati ricostruissero il Santo Sepolcro. Ricostruzione iniziata qualche tempo dopo la fine della prima crociata nel 1099, ma non terminata prima del 1161. Quindi gli edifici che sono stati visti dai pellegrini, dai crociati nel tardo XI secolo e all'inizio del XII secolo erano quelli ricostruiti dall'imperatore Costantino Monocomo nel 48, il quale dopo lunghe trattative, come sappiamo, con i musulmani aveva riparato i danni e le distruzioni ordinate dal califo Hakim nel 1008, ma in scala più modesta dall'originale costantiniano. Questa è la Santa Gerusalemme Bolognensis, quello che appunto voi vedete evidenziato in giallo. Poi tutto è diventato complesso monumentale di Santo Stefano. Il complesso degli edifici gerusalemitani di Santo Stefano si discosta sensibilmente, molto poco, dall'originale modello di Costantino Monocomo, che ricordiamo era articolato nella rotonda dell'Anastasi, con la galleria superiore del cortile con portici sui tre lati e dalla presenza di tre cappelle affiancate, quella della flagellazione, della coronazione di spine e della divisione delle vesti. E dunque il martirion, dopo la sua distruzione, non venne più reedificato, ma sul luogo rimase la cappella dell'Invenzio, della croce, e poco distante, come attestato dal corpo, la cappella posta sulla roccia del Calvario. Dunque la Santa Gerusalemme Bolognensis ha ripreso alcuni elementi dell'impianto dell'XI secolo, come la rotonda, il cortile, la chiesa del martirio, il calvario, in cui probabilmente vennero unificati quelli che a Gerusalemme erano due santuari distinti, eretti sul Golgota e sul luogo del rinvenimento della croce. Inoltre, la chiesa dedicata a San Giovanni Battista, chiesa del crocifisso, corrisponde al battistero presente a Gerusalemme, costruito da una serie di ambienti indipendenti. Qui voi potete appunto vedere e ammirare la successione e l'evoluzione costante, continuo, un incremento del complesso di Santo Stefano. Queste sono splendide iconografie che ci permettono di comprendere che ci sono cerimonie, ci sono processioni, ci sono liturgie importanti innanzitutto, che sono molto simili alla celebrazione liturgica di Gerusalemme, che commemorava l'entrata di Cristo, e molte delle cerimonie che si sono svolte in Santo Stefano sono perfettamente descritte dalla pellegrina Egeria nel IV secolo e anche nel Tipicon di Gerusalemme del X secolo. Questo è, direi, di estrema importanza perché stabilisce un fortissimo legame. Cioè la reliquia della croce veniva mostrata ai devoti fedeli per essere ammirati e baciati, e tale cerimonia si svolgeva dietro il Calvario. Ecco, questo rito divenne popolare in Italia tra il VII e l'VIII secolo. Considerando pertanto che già nel XVI secolo a Bologna, presso il Santo Sepolcro, si celebrava la festa della Santa Croce, nel mese di maggio, questo potrebbe avvalorare l'ipotesi che la cerimonia sia stata introdotta molto prima da liturgie praticate dai crociati a Gerusalemme e introdotta poi in Occidente.
un aspetto, e poi mi avvicino alla fine, e questa è un'altra iconografia che ci riporta a Petronio. Vi faccio solo notare un aspetto molto interessante nell'impianto gerusalemitano, questa piccola chiesetta che è la chiesa di Santa Tecla, come sosta fondamentale in quella valle Giosa che collegava la chiesa di Santo Stefano, la Santa Gerusalemme, fino a San Giovanni in Monte. Queste sono le sette colonne che sono rimaste, questo è il complesso della Santa Gerusalemme, della Gerusalemme di Bologna, si entrava presumibilmente da qui, non da qui come attualmente, per uscire dalla Porta Santa e proseguire verso il monte Oliveto. Qui ne conosciamo molto bene la ricostruzione ipotetica, ma qui vediamo di nuovo quale Gerusalemme noi ritroviamo a Bologna, quella di Costantino Monocomo. Vi ho fatto vedere la piccola chiesetta di Santa Tecla, guardatela qui rappresentata, questa è Bologna, quindi ci fa capire quanto importante è stata poi distrutta a seguito delle soppressioni napoleoniche, e nel bellissimo affresco della Sala Bologna 1575 che si trova nei palazzi appunto vaticani a Roma, e qui sono indicati alcuni itinerari gerusalemitani ricostruiti a partire dalle fonti rimaste. Guardate anche i volti che hanno stravolto la chiesa di Santo Stefano, questa è la chiesa della Trinità, vi faccio notare il cosiddetto cortile di Pilato, ma in realtà è l'atrium medium che collegava appunto la chiesa della Trinità al Santo Sepolcro. Tutto quello che voi vedete ora, queste colonne non ci sono più. Mi permetto di concludere con due osservazioni. Allora, noi abbiamo parlato di un pellegrinaggio devozionale, di una Gerusalemme, insomma, qui presente. È importante, meta di pellegrinaggio. Però c'è anche qualcosa in più. Forse un pellegrinaggio giudiziale a Santo Stefano. Una memoria del Grande Consiglio di Malines nelle Fiandre, risalente al 2 ottobre del 1592, si rileva, credo, fondamentale, grazie a Ilaria Sabattini, della storia del complesso di Santo Stefano. Nel documento si elencano i luoghi in cui i condannati venivano mandati per i pellegrinaggi penitenziali. Tra cui gli italiani menzionati sono ricordati Roma, ovviamente con le chiese di San Pietro e Paolo e di Santa Maria, Milano con la chiesa di Sant'Ambrogio, Napoli con la chiesa della Nostra Signora e Bologna con la chiesa di Santo Stefano. Si tratta di una delle poche testimonianze della presenza di pellegrinaggi penitenziali in Italia. Sottolineo anche che l'antica devozione popolare delle sette chiese veniva, consideriamo il periodo, rilanciata per rafforzare quell'idea di unità della Chiesa universale messa in discussione, insomma, dalle fratture della Riforma. Devozione che era legata, sì, certo, alle memorie della Terra Santa, evidente, ma anche la devozione verso Maria Vergine, e nel complesso stefaniano ritroviamo entrambi i culti. Ricordiamo che il culto petroniano nasce in Santo Stefano e si protrarrà fino al XVIII secolo, ma qui i luoghi gerusalemitani certo, ma c'è anche la preziosa reliquia della benda della Madonna. Chiudo con questa immagine che voi vedete di una recente ricerca che mi ha visto coinvolto in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Bologna, in particolare con il professor Gabriele Bitelli e tutta l'area della geomatica e del Dipartimento di Ingegneria. Questo è il bacile, non questo, ma la parte alta, il vaso calcare, il bacile longobardo. È una testimonianza rara importantissima della presenza dei Longobardi a Bologna, un periodo molto limitato, ma che ha lasciato questa traccia importante che qui voi vedete restaurata recentemente, almeno 3 anni fa. Qui c'è un'epigrafe interessantissima che riporta a Barbato Vescovo, a re Liutprando e il Deprando, ed in particolare ad una scritta che è questa, IHB.
Cosa vuol dire? Tutti gli storici hanno interpretato, prevalentemente hanno interpretato questa IHB come in ec basilica, in questa basilica. Questo vaso calcareo aveva l'obiettivo di accogliere le offerte il giovedì santo, dunque collocata presumibilmente nella chiesa di fondazione Longobarda, cioè San Giovanni Battista, la prima chiesa. Orbene, grazie a strumenti straordinari e all'applicazione delle nuove tecnologie della geomatica, siamo andati a comprendere ciò che uno storico, chiunque a occhio nudo, non può notare. E abbiamo notato che quella IHB, quella B, è stata manomessa nel tempo e in origine era presumibilmente una R. Quindi non in questa basilica, ma Gerusalemme. Pertanto è possibile ipotizzare, siamo in una fase ancora diciamo di analisi, che ai tempi dei re Longobardi, Liutprando e Deprando, la chiesa di Santo Stefano fosse già probabilmente chiamata Gerusalemme. Come ho ricordato in apertura, il primo documento, fonte scritta, è quel diploma carolingio del IX secolo. Questo farebbe sì, visto che ci collochiamo nel 732, 728 e 32, di addirittura oltre 100 anni prima pensare che questo complesso, che questa chiesa si chiamasse Gerusalemme. Ecco, io chiudo proprio sostenendo che l'acquisizione, la costruzione, insomma la produzione di conoscenza richiedono la confluenza di tante competenze e conoscenze. Credo che questo straordinario incontro che avete organizzato di queste giornate lo attesti, e la necessità di un diagramma, di un dialogo interdisciplinare continuo, che dovrebbe essere una pratica abituale perché può dare tanto alla ricerca.